Anche Oliveto si prepara alla rappresentazione della Natività. Come è venuto in mente, da cosa è nata l'idea di fare questo presepe? Allora, la cosa è venuta in mente da, diciamo, la passione che abbiamo, perché siamo un due, che creiamo, diciamo, ci piace il presepe in se stesso, no? E hanno, tutti gli anni lo allestiamo nella parrocchia qui di Oliveto. L'anno scorso ti ho detto, ma perché non lo facciamo anche vivente il prossimo anno? E quest'anno, diciamo, per essere il primo anno, ci siamo buttati in questa cosa, in questo progetto. Quanti figuranti ci sono? Ma all'incirca figuranti sono una 35-40 figuranti. Se uno viene rappresentato alcuni mestieri antichi come il falegname, il fabbro, il marmista, il forno, cioè, diciamo che si è cercato nel nostro piccolo, essendo il primo anno, di raccimolare più cose possibili, ecco, all'interno. E ricordiamo quando sarà e come, allora, sarà possibile visitare il presepe. Sì, il presepe vivente verrà fatto in una sola giornata, domenica 28 dicembre a Oliveto, e inizierà dalle 5 fino alle 9.